Anticipazioni Isola dei Famosi 2018, finale, nominato nel luogo delle riprese. Le anticipazioni del cancelletto Isola dei Famosi 2018 riportano importanti novità riguardanti il luogo della location in cui i naufraghi in gara si sfideranno per l'ultima volta. C'è in palio l'ambito titolo e sono tre, per il momento, coloro che hanno la certezza di andare fino in fondo in questa ambita competizione. Si tratta di Amauris Perez, che già era stato decretato finalista nel corso dell'11ª puntata, e dei suoi due compagni Nino Formicola e Bianca Zeno. A loro dovrà aggiungersi un quarto isolano, ma sarà il pubblico da casa a decidere chi sarà. Isola dei Famosi 2018, i naufraghi in nomination il conto alla rovescia per la finalissima del cancelletto Isola dei Famosi è già iniziato, il prossimo lunedì 16 aprile, infatti, verrà decretato il vincitore della 13ª edizione del reality show, ma il quartetto che si sfiderà non è ancora completo. Nella semifinale di ieri 9 aprile, due naufraghi sono finiti ancora una volta in nomination. La sospesa Francesca Cipriani, dopo aver vinto il confronto con Rosa Perrotta, poi eliminata dalla competizione, si sfiderà con la persona scelta dal gruppo ovvero Jonathan Kashagian. Quest'ultimo, negli ultimi giorni, è stato al centro di critiche e polemiche, soprattutto con Alessia Mancini e sembra essere meno favorito rispetto alla ex Beffina. Per quanto riguarda la vittoria, i bookmakers continuano a concentrare la loro attenzione su Nino Formicola, sempre più apprezzato nelle ultime settimane, anche se Bianca Azzei potrebbe rappresentare la grande sorpresa di questa edizione. Dove si girerà la finale? Anticipazioni dell'Isola dei Famosi. Le anticipazioni dell'Isola dei Famosi 2018 riservano ampio spazio anche al luogo in cui verranno effettuate le riprese della finale del 16 aprile. Certo che i naufraghi ancora in gara lasceranno l'Honduras e faranno ritorno in Italia, restando ospitati in un luogo segreto, privo di rapporti con il mondo esterno. Fino a qualche ora fa sembrava certa la scelta dell'idroscalo di Milano per le ultime prove, ma un'indiscrezione lanciata dal sito web da Gospia ha messo ogni cosa in discussione. Secondo Alberto Dandolo, infatti, sarà niente meno che la grande area un tempo utilizzata per l'Expo ad essere utilizzata per le riprese della puntata finale. Sarebbe il giusto modo per sorprendere il pubblico, che forse si è annoiato un po' troppo in questa 13ª edizione caratterizzata da polemiche e scandali. Cancelletto Isola dei Famosi.